Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, dove i Mai avevano ragione e stiamo tutti solo sognando. Allora, nell'episodio di oggi volevo fare un vlog in cui vi parlavo, come vi ho detto nell'ultimo episodio, appunto nel vlog di programmazione. Invece oggi volevo parlare un attimino con più ampio spettro. Non so neanche che parola sto usando. Del 2019. Allora, il 2018 è finito, è stato un anno in cui non ho portato tante novità sul canale. Se guardiamo cosa è successo, praticamente è stato un anno in cui ho iniziato con, qua siamo ancora al 2017 addirittura, ok, qua. All'inizio c'era la serie con la Persia, il Clan Morse e Palmira, che era in collaborazione con il Dittator Lawrence e The Wall. C'era ancora Darkest Dungeon, c'è stato il one shot, diciamo, di They Are Billions, una serie molto veloce. Poi niente, persi ancora, un po' di Surviving Mars, poi c'è stato il periodo in cui non stavo tanto bene e ho giocato a The Raven, cosa che voi avete disprezzato tantissimo, mi ricordo. Poi una bella serie con il Villand, mi è piaciuta. Abbiamo finito il Clan Morse che avevo lasciato indietro, vedete? Anno spezzatino. Dopodiché cosa è successo? Serie con la Scozia, mentre quella col Villand va avanti, come vedete. E con la Scozia su l'ultimo Total War, che non è stato un gran successo, a dire la verità. Non dico la serie, il gioco. Per quanto riguarda la serie, insomma, sapete che non mi interessa tantissimo delle visualizzazioni, più che altro appunto gioco e quello che succede, succede. Age of Empires 2 a caso, poi un mese di vuoto quest'anno. Ancora Vichinghi, The Predator, che non so neanche che cavolo di gioco sia, comunque sì. Poi cosa è successo? Settembre, tanta voglia di riprendere, ma il tempo è diminuito addirittura rispetto all'inizio dell'anno. E abbiamo iniziato RimWorld, un gioco che magari riporto anche quest'anno. Abbiamo provato a fare un esperimento, questo è venuto abbastanza bene. Robot, orsi verso robot, potremmo rifarlo ancora. Ho preparato delle mod che renderanno EU4 un attimino più rapido. E poi è iniziata la serie con il Nepal e ultimamente quella con Stellaris. Quindi non ci sono state grandi avventure, diciamo. Abbiamo finito la serie con la Persia, abbiamo fatto quella col Vinland e poi quella con Nepal e poi qualche altra serie di Stellaris e Total War. Cosa accadrà invece per l'anno nuovo? Allora, per adesso, come vi ho detto, iniziamo con EU4 e Stellaris che andranno avanti probabilmente per tutto febbraio. E dopo cosa accadrà? Questi sono dei suggerimenti che mi avevate dato ai tempi. C'è addirittura i tutorial, il timelapse con l'Etiopia, vediamo che cosa succederà. Però di sicuro ci sono delle novità interessanti per quest'anno. Escono un bel po' di giochi, non è come nel 2016 in cui ne sono usciti parecchi interessanti. Penso a Civilization 6, ora c'è sotto appunto il suo soundtrack che mi piace tantissimo. Stellaris, Hearts of Iron. Però, insomma, può essere che ci siano cose interessanti. Allora, partendo dal grande assente, diciamo, di quelli che erano i protagonisti degli strategici, c'è un video di The Wall che parla proprio di questa cosa, del fatto che sono scomparsi ultimamente, comunque sono decisamente in calo. Parliamo di Total War. Allora, teoricamente, quest'anno dovrebbe uscire Three Kingdoms. Dico teoricamente perché sarebbe dovuto uscire a settembre, poi l'hanno posticipato a dicembre del 2018 e ora a marzo 2019. Allora, in generale, è difficile capire, cioè dare un giudizio positivo o negativo quando un gioco viene posticipato. Perché? Potrebbe essere qualcosa di negativo, nel senso che non riescono a farlo, o se no, potrebbe essere un aspetto positivo, nel senso che la CIA ha preso coscienza degli errori del passato e vuole far uscire un prodotto bello. Speriamo sia questa seconda ipotesi. Io personalmente non disdegno la Cina, quindi credo che il gioco mi potrà interessare. Speriamo sia bello, uscirà a marzo. Quindi probabilmente appena finiamo Stellaris, questa qua potrebbe essere la serie che andrà a sostituire Stellaris. Non porto un Total War sul canale da tanto. Da circa marzo dell'anno scorso, quando è finita la serie su col Clan Morse, quindi potrebbe essere una serie interessante. E sono curioso perché comunque Total War sono dei bei giochi, hanno un potenziale incredibile, hanno le battaglie in tempo reale. La parte gestionale è sempre venuta un pochino dietro,
a un Civilization e ovviamente a un Paradox, però hanno del potenziale, quindi voglio dargli una possibilità a questo gioco e a marzo dovrebbe essere, sperando sia vero, uscire, e quindi di conseguenza lo porterò sul canale, anche perché appunto finiremo queste serie qua, marzo non si sa quando, ma insomma sono ancora giochi che non hanno una data d'uscita. Altre novità interessanti per quest'anno, passando invece a casa Paradox, saranno due. Di sicuro Imperator Rome, che è proprio produzione Paradox, è insomma un altro dei grandi della Paradox, come Europa Universalis 4, Victoria, e Crusader Kingdoms, Hearts of Iron, e questo andrà a inserirsi in questo quartetto. Diciamo anche Stellaris, anche se Stellaris non è storico, non si gioca sul pianeta Terra, insomma. E quindi voglio vedere un attimo come sarà. Il programmatore di questo gioco, anzi il direttore del gioco, insomma, come si chiama, è quello che ha creato tutti gli Europa Universalis, dall'1 fino al 4, quindi diciamo che siamo in buone mani, e che è stato il main director di EU4 fino a un annetto fa, che poi appunto ha lasciato il posto a Jake per prendere questo progetto. Sto parlando di Johan, quindi secondo me ci sono buone possibilità. Questo gioco sarà un po' un mix tra Victoria, Crusader Kingdoms e Europa Universalis 4, scusate, quindi praticamente è la summa di tutti gli altri giochi, teoricamente. Ovviamente, come qualsiasi gioco, Paradox esce in una maniera e poi si svilupperà in altri modi, perché se pensate a Europa Universalis 4, è uscito nel 2013, siamo al sesto anno e il gioco è cambiato tantissimo, e quindi mi immagino che anche Imperator avrà un percorso abbastanza simile nel suo sviluppo, però sono molto fiducioso. Non c'è una data d'uscita, c'è coming soon, non so se uscirà a giugno, probabilmente uscirà a ottobre. Questa è un'indiscrezione che non è indiscrezione, è quello che io ho detto in questo momento, pensato in questo istante. Perché? Perché ad ottobre a Berlino ci sarà la PDXCon e magari lanceranno questo gioco. Ci sta, secondo me, aspettare fino a ottobre, ed è prima delle vacanze di Natale, quindi potrebbe essere anche buono per quanto riguarda le vendite, insomma. Ancora parlando di Paradox, ci sono altri giochi che potrebbero uscire prima, per giugno. Sto parlando di Age of Wonder Planet Fall, che non è della Paradox, cioè, insomma, non è sviluppato dalla Paradox Development Studio, ma è della Paradox Interactive. Spero di non dire boiate mentre parlo, perché questo è quello che so, ma potrebbero essere tutte informazioni scrause. Comunque, che gioco è? È un gioco a turni, molto simile a Civilization per quanto riguarda la mappa, cioè c'è un mondo esagonale dove si fanno cose, e mi sembra ce ne siano già un po' di Age of Wonder, però questo qua è Planet Fall, che è ambientato in un mondo futuristico, quindi ci sono più fazioni che combattono. Secondo me può essere interessante, è proprio una mappa esagonale dove fondi la città, fai le unità, insomma è abbastanza simile a Civilization come meccaniche, però ci sono cose diverse, quindi vediamo che gioco sarà. Secondo me anche questo può essere interessante. Coming 2019, per me arriverà prima, non è assolutamente detto, perché non ho modo di avere questa informazione, comunque potrei, insomma, non mi sono voluto andare a rompere le balle ai PR eccetera, quindi questo secondo me verrà lanciato un po' prima, ed è un altro gioco che vorrei portare sul canale perché secondo me è interessante. Ultima novità della Paradox è una notizia degli ultimi giorni: hanno acquistato Prison Architect. Che cosa vuol dire questa cosa? È ancora un po' presto per dirlo, non capisco il perché l'abbiano voluto fare, nel senso che Prison Architect è un gioco già che ha venduto, non vende più, o comunque vende poco, ha già fatto quello che doveva essere fatto, quindi probabilmente hanno comprato il gioco per partire da lì e sviluppare qualcos'altro. Questa è una cosa che accadrà. Civilization, partiamo con gli X4, quindi basta Total War, basta strategici in tempo reale, Grand Strategy, X4, di cui ovviamente ci sarà anche Stellaris durante il corso del 2019, ma la novità grande è Civilization, che uscirà con una sua espansione molto importante, che sarà appunto Gathering Storm. È un'espansione
che porta, diciamo, un'evoluzione a livello di mappa. Il gioco avrà la possibilità di cioè la mappa di gioco cambierà, come accadeva già nei vecchi Civ. Ho parlato con Andrew a proposito di questa cosa e appunto lo diceva anche lui. E durante la partita ci saranno eventi atmosferici e cose che vulcani che eruttano, come vedete qui, che mettono la lava. Quindi il terreno si evolverà nel corso della partita e c'è la possibilità da parte nostra di modificarlo facendo canali, dighe e vi discorrendo. Mi ricordo in Civ 3 che dopo un tot di bombe atomiche il mondo iniziava a diventare desertico. No, forse non era bombe atomiche, era comunque che diventava così. Vabbè, quindi già una novità del passato che hanno voluto ripescare dei loro vecchi titoli. Vediamo, Civilization secondo me ha un gran problema per quanto riguarda la diplomazia, davvero è pessima, ecco, non ci sono altre parole. Però vediamo, voglio darmi un'altra possibilità. Un gioco uscito nel 2016, quindi, o 2017, non mi ricordo. Comunque è già uscito da un po' di anni, quindi vediamo che cosa gli è successo. Anche Civilization 5 all'uscita era terribile rispetto a quello che era Civilization 4. E non sto usando termini forti perché voglio far scena, letteralmente faceva schifo, e poi invece è diventato un giocone. Cioè, idem il 4 quando è uscito rispetto al 3 non era granché, e il 6 rispetto al 5 fa schifo, ma cioè, aveva dei potenziali. I distretti, oddio, si chiamano distretti? Beh, comunque, sì, insomma, avete capito cosa intendo. Le zone che puoi costruire sulla mappa. Hanno portato la città sulla mappa. Questa è stata la novità di Civilization 6. E voglio vedere com'è. Quindi quest'anno probabilmente una serie con Civilization 6 ci sarà. E soprattutto, appunto, aspettiamo che esca questa nuova espansione. Quindi sono curioso. Cambiamo ancora argomento e partiamo con una cosa che quest'anno non sono riuscito a portare quanto volevo, e spero, cioè nel 2018, spero di farlo nel 2019, ovvero gli RTS. RTS saranno due i protagonisti, forse tre. Allora, come sapete sul mio canale, all'inizio, anzi non so se lo sapete, ve lo dico, all'inizio, io ho iniziato il canale aprendo con StarCraft e Total War. Ciao, Dopo ho io iniziato a sono fare Gellots 4. e questo è il mio canale, Gellots Game. Mamma mia, quando avevo ancora il vecchio microfono, con la voce di una gallina, non di un Gellots. Comunque, StarCraft. E potremmo andare avanti. Allora, c'è un'altra novità grossa di quest'anno che è Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3 è un gioco del 2000 e qualcosa. Cosa vuol dire? Siamo anche oggi nel 2000 qualcosa, degli albori del 2000, diciamo, ed è stato probabilmente il mio gioco preferito. E adesso ne fanno la versione HD. La porterò al 100% tutta, quindi faremo una serie per quanto riguarda la storia di Warcraft. E non so se facciamo, diciamo, dei capitoli introduttivi in cui vi spiego cosa è successo in Warcraft 1 e 2. E poi ci giochiamo tutto quanto Warcraft 3, che avrà pure la sua espansione Frozen Throne riforgiata. Reforged non è solo una revisione HD, ma se ho capito bene è come hanno fatto con StarCraft 1, ovvero la Blizzard ha creato la versione di StarCraft 1 HD, ma con una serie di migliorie a livello di bug fix, eccetera, eccetera. Quindi sarà una serie, proprio guarderemo la storia di questo gioco, giocheremo la campagna e vi assicuro ragazzi che se non la conoscete questo è uno dei miglior giochi di strategia accompagnati da lore che siano mai esistiti. È davvero fantastico. A livello di gameplay è bello, ma forse c'è qualcosa di più bello per quanto riguarda gli RTS, ovvero Age of Empires. Allora, io porterò, magari ancora con Andrew, in realtà non ne abbiamo parlato, ma sono sicuro che a lui piacerebbe, Age of Empires 2. Però quest'anno, teoricamente, uscirà Age of Empires 4. Anche questo gioco è stato annunciato e poi posticipato più volte, ma dovrebbe essere l'anno giusto, quindi in realtà di novità ce ne sono, come vedete. Age of Empires 4. Allora, non so se ci sarà la storia, non so se sarà solo battaglie online, non so nulla.
Teoricamente è l'unione di tutti gli altri Age of Empires, quindi l'1, il 2 e il 3, l'1 che trattava l'epoca classica, quindi romani, greci, cartaginesi, egizi, il 2 parlava dell'alto medioevo fino all'età moderna, beh no, diciamo medioevo fino al 1600, qualcosa del genere, come periodo. Il 3 invece partiva un pochino in contemporanea al 2 e poi si andava a spostare sull'America come periodo storico, quindi c'erano molte più artiglierie eccetera. Vediamo, potrebbe essere l'unione di tutte queste, magari c'è anche qua una campagna, mi piacerebbe di sicuro portare anche quella e vediamo. Quindi questo potrebbe essere qualcosa di interessante. Non ho parlato dei giochi già usciti, ma ovviamente lo dico adesso, ma vale per tutti gli altri titoli. Altri RTS, sì, probabilmente magari portiamo StarCraft HD se volete, quindi il primo, non il 2, che c'è già tutto sul canale. Potremmo portare Age of Mythology, che è un altro gioco della serie di Age of Empires, anche lui bellissimo. They Are Billions, potrei portare altre serie, vediamo. Cambiamo argomento, parliamo dei gestionali. Allora, novità per quest'anno non so quali siano particolari, perché diciamo che mi piace come genere, ma non è quello che seguo più di tutti, quindi non li conosco tutti, ecco. Però di sicuro quello che ora sta facendo più parlare è Dawn of Man, quindi l'alba dell'uomo. È un gioco che bisogna capire, perché potrebbe essere tutto o niente. Adesso vedo, so che Andrew l'ha portato sul suo canale Twitch alla beta, vediamo se riuscirò a portarvelo anch'io, non lo so. Però la cosa è che ci sono tante aspettative su questo gioco e potrebbe essere qualcosa invece di abbozzato, quindi bisogna vedere che cosa uscirà. Perché dico questo? Perché ci sono tanti giochi survival, diciamo, stile Banished, ma hanno voluto mettere una grafica in 3D fatta meglio, come vedete qua in questa foto, che però non si sa che cosa saranno, perché potrebbero essere che hanno voluto metterci dentro tanta tanta roba e non sono riusciti a finirlo. Vediamo, quindi sono curioso. Altri gestionali oltre che questo, probabilmente quest'anno vedrete sul mio canale RimWorld. Non so se porterò ancora Factorio, perché io ho un problema. Sono, come si dice? Super precisino, insomma. Non mi viene neanche la parola, sono troppo stanco in questi giorni, scusatemi ragazzi, ma non riuscirei a fare una serie di Factorio che non duri almeno 300 ore. Ecco, questo è il riassunto. E voi direte, cazzo sì, che figo, non ho tempo. Cioè, la serie che avete visto su... intanto sotto... sentite che cosa sta andando. La serie che trovate sul canale di Factorio non lo so, è stata una di quelle che mi è piaciuta di più, ma davvero tanto. Cioè, io rigiocherei a Factorio tutto il tempo, però io so che in questo gioco morirò, nel senso che se inizio a giocarci e faccio quello che voglio fare davvero, non esco più di casa, non pubblico più un episodio, non parlo più con nessuno. Perché mi ci metto dentro e se... farei una fabbrica talmente grossa che sarebbe un casino. E non ce la faccio a fare una serie piccola o montata in cui vi faccio vedere solo poche cose. Quindi non è ancora il momento di tornare a Factorio. Survival Mars probabilmente sì. Quindi diciamo che a questi due si potrebbe aggiungere Dawn of Man. E questo è quanto per quanto riguarda i gestionali. Parlando dei giochi in corso, allora, novità interessanti, parliamo prima di Stellaris. Hanno cambiato il game director, non sarà più Martin, che non si sa se sta facendo Victoria 3, ormai è un meme. Io penso e spero di no, spero invece che stia aiutando Joan a finire Imperator Rome, così fanno un gioco fatto bene e non fanno come nel 2016 in cui hanno lanciato Stellaris e Hearts of Iron assieme facendo un casino. Quindi speriamo di no, però ecco, lui è sempre stato, diciamo che Martin è quello che ha sempre avuto l'idea, lui invece è sempre stato più il tecnico finora, poi magari ora che avrà la libertà avrà più idee, non lo so, però la speranza è che prima cosa
bug fix e miglioramento della, come si dice, della giocabilità. Quindi speriamo che partano con questo focus, e sembra un po' il trend che vuole prendere tutta la Paradox, almeno a parole, vediamo se sarà meno, davvero così. Torcherò a Duplo, facendomi dire se è così o meno, Duplo è lo sviluppatore italiano che lavora proprio su EU4, mentre questo è Jake. Ignore the Peasant Rebel, ok, che sarebbero gli altri che rompono gli Zebedei. Comunque, questo è l'ultimo Dev Diary dell'anno scorso di EU4. Cosa hanno detto? Novità su EU4 di quest'anno. Dovrebbero uscire meno DLC, o meglio, meno come numero, ma non come mole di novità e di miglioramenti del gioco, perché hanno intenzione probabilmente di farne solo due, di solito ne fanno tre. Credo, secondo me, vediamo dove è scritto. Ecco qua. Devono controllare di sicuro queste zone qua. Europa, including Balcani, Italia, Francia, Germania. Ripeto, Balcani, importanti. Italia, molto importante. Però adesso va bene il nazionalismo e tutto, intanto è finita la musica. Francia e Germania, porca miseria, cioè sono il centro di EU4, Francia, Germania, Italia e Balcani. Quindi sarà probabilmente la patch più grande rilasciata finora. Hanno detto che ne vogliono fare solo una, devono sistemare la religione cattolica, che è la religione più importante di EU4. Insomma, devono rivoluzionare il gioco. Quindi vediamo un attimo cosa succede. Qua dicono che vogliono fare un solo DLC, secondo me faranno un immersion pack probabilmente sulla Francia, con un focus più sulla Francia, e poi faranno Germania, Italia e Balcani, rinnovando anche l'Holy Roman Empire. Questo è un po' quello che mi immagino io, poi magari mi sto sbagliando, faranno per noi che cambiano il nome di Pisa in Lothian e non succede niente di più, però vediamo un po'. Quindi, cosa facciamo noi su EU4 quest'anno? Vediamo perché ci sono un po' di cose interessanti. Ora ho visto che dunque, prima dell'ultima partita avevamo fatto un sondaggio e la seconda nazione cui io volevo giocare era l'isola di Man, e adesso c'è pure la possibilità di giocare l'isola di Man come nazione pirata, il che sarebbe abbastanza figo, e potremmo fare i pirati universali dell'universo. Però diciamo che ci potrebbe essere un piccolo problema, nel senso che non voglio accavallarmi con altri, e so che Andrew sta facendo un come si dice, il Desmond 2019, l'ha chiamato così, il campionato mondiale di EU4. Quindi, sin tanto che la prossima serie di EU4 noi comunque la vedremo a marzo, perché durerà ancora almeno 40 giorni, 40 puntate la serie, secondo me. Adesso siamo all'episodio 62. Adesso, finito questo vlog, tornerò a registrare l'episodio 63. Mi immagino ancora una quarantina di episodi. Quindi a fine marzo, vediamo un attimo. Potremmo giocare effettivamente con l'isola di Man. L'unica cosa sicura è che io voglio tornare in Europa. Guardate che brutto che sono. Cambiamo faccia. Adesso mi metterò a rispondere ai vostri commenti. C'è un altro sondaggio interessante che volevo vedere. Era qui, così vi do i risultati del sondaggio in diretta. Guardate che connessione internet posseggo. Voi vi chiedete perché io non faccio i vlog. Cioè, scusate, non i vlog, non faccio le live. Questo è il motivo. Comunque, sondaggio anche da questa parte. 3, ti lascio, ha vinto la mossa del cavallo. Quindi diciamo che con questa vittoria ufficiale sulle nuove copertine della serie del Nepal ci sarà Baghera. È così. Niente, queste sono tutte le cose che mi sono venute in mente da dirvi in questo vlog, che è durato più del dovuto come sempre, perché non sono capace, non ho il dono della sintesi, soprattutto se dormo poco perché sto impazzendo. Comunque, come vi ho detto, ci saranno un bel po' di novità sia legate ai Total War che ai nuovi giochi Paradox, quindi Imperator e Age of Wonders. Ovviamente non mancherà EU4, probabilmente un'altra serie di Stellaris, credo con un Devoris Worm, perché voglio fare gli Zerg. Nuovi gestionali, vediamo cos'è. Vorrei portare RTS, di sicuro questo titolo lo vedrete tanto sul canale perché mi piace troppo,
E tornerà anche Civilization, quindi diciamo un po' di tutto. Il minestrone è sempre una cosa buona. Se non mangiate la minestra, saltate dalla finestra. Con questa perla di saggezza, direi che possiamo salutarci qua e ci vediamo. Dove? Non penso ci vediamo. Potrei andare al PDXCom, magari possiamo fare una cosa del genere a Berlino quest'anno, perché non è a Stoccolma. Ma non lo so. Lasciate un bel mi piace, ragazzi. GG a tutti.